Fiumi in cielo è il frutto di un lavoro sui libri di vetta contenuti nell'archivio della SAT, archivio che raccoglie, oltre a numerose testimonianze e numerosi documenti importanti per la storia dell'alpinismo trentino, anche tra i 500 e i 600 libri di vetta. I libri di vetta sono dei libretti che a partire dalla fine dell'Ottocento venivano lasciati in cima alle vette più importanti e poi col progredire del tempo e delle escursioni su vette sempre meno importanti e anche lungo punti di itinerari particolarmente seguiti e nei quali i montanari lasciavano e lasciano tuttora i loro messaggi e le loro testimonianze. I libri di vetta sono cambiati nel corso del tempo. Inizialmente avevano la semplice funzione di registrare le ascensioni e soprattutto registrare l'ordine di ascensione e poi sono diventati sempre di più delle testimonianze del vissuto dell'andare in montagna, delle persone che vanno in montagna. Fiumi in cielo nasce dall'incontro fortunato tra due passioni, la mia passione per la scrittura da un lato e la passione per la montagna dall'altro. Io fin da piccolissima sono andata in montagna e nella natura con i miei genitori e sono sempre stata appassionata del contatto con la montagna e poi fin da molto piccola sono appassionata di comunicazione e di scrittura in particolare. Quindi nei libri di vetta potremmo dire che ho trovato l'ideale connubio tra queste due dimensioni della vita, perché da un lato potevo leggere le scritture delle altre persone, le loro testimonianze sul loro vissuto di montagna e dall'altro potevo anche cercare di portare in valle un po' di quella che è di quello che è l'andare in montagna, di quella che è l'esperienza dell'andare in montagna. Perché Fiumi in cielo? Il titolo viene naturalmente dalla testimonianza lasciata da un escursionista. Siamo su Cima d'Asta, il 16 agosto del 1994, e Anna scrive: è come lasciare una firma in cielo. Mi era piaciuto moltissimo questo messaggio perché dà proprio l'idea della sensazione che si ha scrivendo nei libri di vetta, che si trovano per l'appunto nel punto di sutura tra il cielo e la montagna, cioè il punto più alto in cui arriva la terra. E poi dall'altro mi è piaciuta molto l'idea che veniva trasmessa da questa testimonianza. Fiumi in cielo rimanda anche alla dimensione spirituale, mistica, etica dell'andare in montagna, perché per alcuni montanari ascendere, salire su una montagna, non significa soltanto salire in senso fisico, in senso agonistico, ma significa ascendere anche in qualche modo spiritualmente, diventare migliori e magari ridiscendere con una sorta di missione nei confronti dell'umanità, nei confronti del mondo, della terra, della natura stessa e forse anche per alcuni ritrovare una dimensione di unione con l'oltre, quello che è l'oltre, cioè quello che dalla terra si può soltanto immaginare, il cielo inteso come il cosmo, il tutto cosmico, ma anche come Dio, ma anche come l'infinito da cui proveniamo e qui ritorniamo. E quindi Fiumi in cielo raggruppa tutti questi significati in uno. Mi è difficile riuscire a recuperare il primo ricordo dell'andare in montagna, perché per me è come se ci fossi sempre andata. Però credo che i miei primi ricordi, i ricordi più antichi, siano legati all'Agorai e al Rifugio Sette Selle. Al Rifugio Sette Selle si andava specialmente d'autunno, quando l'erba era già secca
E i miei ricordi più forti sono legati proprio a questo nostro modo di divertirci, mio, di mia mamma, di mio papà, slittandoci sull'erba secca che si era rimasta schiacciata dall'autunno. E quindi ricordo questo lagurai autunnale con l'erba già secca di quel colore dorato bellissimo, un po' simile a quello del frumento. I larici che cominciano a diventare arancioni, come delle fiamme sui monti intorno. E poi il rifugio, il minestrone, il famoso minestrone del Sette Selle, le roccette che ci sono dietro il rifugio sulle quali mi arrampicavo. Sono dei ricordi sensoriali anche molto forti, i profumi, il profumo della resina, il profumo del sudore, perché il sudore quando si fa sport all'aria aperta ha un altro odore, lo so, forse è brutto dirlo, però è qualcosa che parla di natura a sua volta, molto, molto naturale, molto selvatico se vogliamo. E naturalmente questi ricordi sono associati alla mia famiglia, perché io in montagna ci sono andata soprattutto con la mia famiglia, con la mia mamma Dolores, con il mio papà Giampaolo e con la mia cagnetta Tati, che ricordo con molto affetto e che mi manca molto. E le nostre sono state delle bellissime avventure. La risposta è sì, un doppio sì. Mi piace molto leggere quello che lasciano gli altri. Difatti, il lavoro che ho fatto nell'archivio della SAT, sebbene abbastanza pesante, perché comunque dovevo riuscire a ritagliarmi degli spazi nel normale orario lavorativo, mi è piaciuto molto, è stato molto emozionante. Mi piace tantissimo leggere quello che hanno prodotto altre anime. E non solo quando i messaggi sono seri, filosofici, quando condivido una visione con chi ha scritto questi messaggi, ma anche quando sono goliardici. La goliardia del Montanaro è molto particolare, anche quando sono semplicemente divertenti. Mi piace molto leggerli, mi piace molto guardarli perché ci sono persone che lasciano dei disegni bellissimi nei libri. E poi mi piace molto scrivere nei libri di Vetta. Ricordo che quando è venuto a mancare mio padre, io ho sentito il bisogno di lasciare un messaggio sulla cima sud della Marzola. E una ragazza, mia conoscente che non vedevo da molto tempo e che ama andare in montagna, ha trovato questa scritta. E mi ha mandato una mail per dirmi non sapevo per rispondere a questo messaggio che avevo lasciato sulle montagne. E anche questo fa parte della magia dell'andare in montagna, il fatto che si comunica gli uni con gli altri anche a distanza di giorni attraverso questi libricini lasciati sperduti, quasi ai confini del cielo. È molto difficile per me stabilirlo, perché è molto difficile capire le persone. Se penso al mio modo di vivere, lo scrivere nei libri di Vetta, non credo che sia il narcisismo a prevalere, più il bisogno di condivisione e quindi la ricerca di un rapporto autentico con altre persone che pure non ho mai incontrato. È difficile poi sapere quali sono le ragioni degli altri. Io credo, tendo a credere, altrimenti non avrei scritto il libro, che sia l'autenticità quella che prevale in molti dei messaggi, o quantomeno nei messaggi che ho analizzato, che ho raccolto. Ho provato a raccogliere quelli che mi sembravano più vicini alle persone, più vicini alle anime che potevano averli lasciati. Sono molti gli scritti che mi hanno emozionata, ci sono tantissimi messaggi che mi hanno coinvolta e che ho sentito tanto vicini a me, però uno in particolare mi ha colpita. Qui siamo sul becco di Filadonna,
È il 15 agosto del 1958 e Ennio, un ex combattente, sale in cima a questa montagna e scrive: a me l'incarico di chiudere il presente libretto, forse in virtù di un'anzianità che qui riassumo brevemente. Venni su questo monte 27 anni fa, avevo 16 anni. Fu il becco di Filadonna a donarmi la passione della montagna. Da allora quanti passi ho fatto sulle rocce? Basta dire che fui ufficiale degli Alpini e accanto a tante gioie e vivissime soddisfazioni per gite e scalate spensierate, conobbi le ore più terribili sui monti di Albania. Vidi, non è retorica, la roccia e le nevi intrise di sangue. Perciò, pur in tanta bellezza che mi circonda, non posso né potrò mai dimenticare i miei cari amici e amatissimi soldati morti sul campo di guerra. E poiché venendo al becco di Filadonna ho scavalcato qualche vecchia trincea della guerra del 18, un pensiero va dai soldati che qui pure lasciarono la vita. La vita comunque continua e trionfa, tant'è vero che mia moglie, qui presente, ignara dei miei pensieri, gioiosamente mi invita a continuare la gita, perché Laila, la nostra piccola di 3 anni, ci aspetta a Folgaria. E la montagna è stata anche questa, è stata l'orrore della guerra ed è stata anche per alcuni una forma di rinascita. Sì, effettivamente anche mentre raccoglievo il materiale per il libro, mentre lo scrivevo, spesso mi chiedevo, sarà giusto fare quello che sto facendo? Ed è qualcosa che mi ha trattenuta per molto tempo dallo scrivere questo libro, soprattutto perché talvolta ho la sensazione che si scriva sulle montagne qualcosa che non si scriverebbe da nessun'altra parte e quindi mi chiedevo, è giusto portare a valle quello che è stato scritto in montagna? Ancora non so se è giusto quello che ho fatto, so che è stato un impulso molto forte quello che mi ha spinto a scrivere il libro e che il desiderio di scriverlo è nato proprio dal desiderio di far conoscere qualcosa di questo mondo particolare che è quello dell'andare in montagna, della filosofia dell'andare in montagna anche a chi non ci è mai stato. Ha prevalso un po' la considerazione che forse è importante oggi conoscere dei modi di pensare alternativi. E spero di non aver violato l'intimità di nessuno. Ho cercato di addentrarmi nei messaggi delle persone con la massima delicatezza, con il massimo rispetto possibile, comunque. Sì, in qualche modo nel libro c'è anche una progressione, da capitoli un po' più, potremmo dire, tecnici, in cui si racconta l'evoluzione dei libri di vetta, a capitoli sempre più intimi, che raccontano il sentire la montagna. E la conclusione, che è mia e personale, in qualche modo corona questa progressione, ne diventa il punto di arrivo. Io ho sempre vissuto un rapporto molto profondo con la natura. Nella natura ho sempre trovato un grande conforto, una grande serenità. Nel contatto con la terra, con gli alberi, con gli elementi della natura, con gli animali, riesco a trovare una dimensione che non riesco a spiegare a parole, una dimensione di completezza che non riesco a trovare in nessun altro posto e nessun'altra relazione. È come se il contatto con la natura mi permettesse di percepirmi come parte di un tutto e quindi andasse anche a cancellare quelli che sono gli interrogativi sul senso dell'esistenza che per me sono sempre stati molto importanti.
Anche per questo ho deciso di andare a vivere nella natura, perché nella natura ritrovo una dimensione di appartenenza a un tutto più grande di me, che non saprei nominare. Non, forse è inutile cercare di dargli un nome. E per molti montanari credo che sia così. Sì, direi che questa domanda coglie il nocciolo della mia scelta, della nostra scelta mia e del mio compagno Diego. La nostra è una scelta sia esistenziale che politica, intendendo politica in senso lato, come il vivere nella società. Fin dall'adolescenza sono stata affascinata dallo scrittore, filosofo, naturalista Henry David Thoreau, al quale ho dedicato tra l'altro la mia tesi della laurea triennale in filosofia. E Henry David Thoreau fece esattamente questo: andò a vivere nei boschi per 2 anni in una casetta vicino a un lago, e la sua era per l'appunto una scelta sia esistenziale che politica. Da un lato voleva avvicinarsi a se stesso, c'è questa famosa citazione che molti ricorderanno perché compare nel film L'attimo fuggente e che dice all'incirca: andai nei boschi perché volevo succhiare il midollo della vita, perché volevo vivere con profondità e non morire senza essere vissuto. E dall'altro la sua era una scelta fortemente politica. E se guardiamo la vita di Henri David Thoreau, tutta la sua vita è stata politica in senso ampio, nel senso più elevato del termine. Lui ha scritto per esempio un saggio sulla disobbedienza civile, e infatti andando a vivere nei boschi lui in qualche modo voleva proporre un esempio di vita più autentica e più semplice, in contrapposizione con il consumismo e il capitalismo che stavano nascendo. Voleva dimostrare che si poteva vivere con poco. E in qualche modo noi nel nostro piccolo cerchiamo di ripercorrere i passi di Thoreau. Me ne rendo conto adesso parlandone di quanto sono stata segnata anche dalle sue opere. Siamo venuti a vivere in Val di Sella perché stiamo meglio qui, perché ci pare di riuscire ad essere più vicini a noi stessi, più vicini alla scaturigine dell'esistenza, a quell'oltre di cui parlavo prima. Siamo venuti a vivere qui anche per riuscire a vivere meglio con gli altri e per poter portare la ricchezza acquisita in questa vita un po' solitaria, in questa vita a contatto con la natura, nelle nostre esperienze di orticoltura biologica e biodinamica nella società, e speriamo in qualche modo di diventare un esempio per qualcuno, forse più umilmente di poter portare qualche esperienza agli altri e dimostrare che si può vivere anche in modo diverso. E certamente, io credo che sia molto importante oggi la questione ambientale. Noi stiamo cercando di affrontarla a modo nostro, stiamo cercando di avere un impatto il più possibile limitato sull'ambiente con la nostra scelta di vita, che comprende anche l'utilizzo di fonti rinnovabili, di detersivi biodegradabili, la limitazione dell'uso della macchina, benché viviamo nei boschi, quindi abbiamo bisogno della macchina per spostarci, cerchiamo di usare molto i mezzi pubblici, il trenino della Valsugana. E per noi questa scelta è proprio un modo per cercare vie alternative e magari poi riuscire anche a comunicarle. Ed è bello che Firme in Cielo sia nato proprio nel primo anno in cui ho vissuto in Val di Sella e che Viviana sia nata proprio a pochi giorni da questa presentazione.